Ok ragazzi, rieccoci tornati con Dragon Ball Sparking Zero. Finalmente sono stati rivelati dei nuovi personaggi per quanto riguarda il gioco e adesso andiamo un po' a vedere quali hanno appunto svelato sulla rivista, famosissima rivista di Shonen Jump giapponese. E si parte ragazzi con questo Broly di Super, che però mi pare l'avessero già in realtà svelato, se non sbaglio. Non mi è nuovo. Poi abbiamo, vabbè, Nappa. Eccolo qui che lo vediamo tra l'altro in questa zona di città. Beh, saranno le classiche città dell'ovest, dell'est, insomma, ormai le sapete anche voi. Poi abbiamo qui un Broly immerso in una bellissima esplosione, devo dire. Perché questo gioco, ragazzi, da quando si è mostrato, le esplosioni sono fatte veramente in maniera molto, molto, molto figa. Poi abbiamo Barter della squadra Ginyu, che in questo caso sta affrontando Toppo, abbastanza squilibrato questo incontro. E poi vediamo un po' chi altro c'è. C'è il maestro Muten, versione super ultra muscolosa. E abbiamo anche, ragazzi, la versione di Trunks, Super Trunks, tutto bello pompato come si vedeva in Z. Tra l'altro è da un po' che non vedo questo personaggio, cioè bello grosso, perché negli ultimi giochi l'hanno fatto sempre abbastanza normale, se non sbaglio. Forse addirittura neanche c'era più questa versione negli ultimi giochi. E poi abbiamo il personaggio di Kale qui in versione Berserk, che non so chi sta affrontando, da questa immagine non si nota. Poi vediamo anche un'altra pagina, perché c'è un'altra pagina. Eccola qui con It praticamente. It contro sempre Kale in versione Berserk. Eccola qui. Abbiamo sempre Barter contro Toppo e anche contro Geese, sempre della squadra Ginyu. Quindi la squadra Ginyu contro Toppo. Scontro molto 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 poco equilibrato. Anche qui un'altra immagine di Barter. E poi addirittura, ragazzi, sono andati a riprendere un personaggio del Torneo del Potere, ovvero Kakunza, tipo, mi pare che si chiami, una roba del genere. Cioè, se addirittura hanno messo questo, ragazzi, secondo me è una bella conferma per quanto riguarda personaggi futuri che potrebbero arrivare. Cioè, nel senso, ce ne saranno veramente tanti, ragazzi. Perché se addirittura hanno messo un personaggio come lei, che onestamente chi se lo incula. Cioè, vuol dire che il roster è veramente più grosso di quello che possiamo immaginare. O che comunque i 164 personaggi sono già tanta roba. E forse anche di più, ragazzi, anche di più. Poi abbiamo un'immagine di Dispo che affronta appunto Trunks. E poi abbiamo Goku Ultra Istinto contro non so chi, ragazzi. Immagine un po' troppo piccola, un po' troppo sgranata. Comunque abbiamo l'Ultra Istinto, quindi qui praticamente tante conferme per quanto riguarda i personaggi di Super, ma in realtà lo sapevamo, non è che ci fosse bisogno di questa grande conferma. E nulla, sono questi tutti i personaggi, ragazzi, che hanno confermato. Quindi tanto di Super, tanto di Z, però manca ancora GT. Manca ancora moltissimo GT. E inizia un po' a venirmi il dubbio che GT potrebbero incastrarlo nei DLC, ragazzi, perché stanno mostrando tutto Super, tutto Z, niente neanche della prima serie, perché finora della prima serie non ho visto niente, ragazzi, quindi anche lì non saprei. Forse la prima serie la ignoreranno per dare spazio ai personaggi di Super e a quelli di GT, non so ragazzi, non so. Sta di fatto che sicuramente quelli di GT arriveranno, però adesso inizio a chiedermi, ma in che modo? Perché qui non ne abbiamo visto ancora neanche una. Poi è vero che c'è tutto il tempo del mondo per svelare i vari personaggi, per carità ragazzi. Il gioco non sappiamo neanche se uscirà entro fine anno, quindi c'è veramente tanto tempo. Mostramene uno, almeno per confermare giusto la presenza, anche se è abbastanza scontata. Però dai, vabbè, c'è tempo e queste immagini, ragazzi, confermano l'arrivo di un nuovo trailer praticamente. Chissà dove però, ragazzi, perché non c'è un evento. Ah no, aspetta. Perché il 18, ragazzi, è il Saiyan Day, se non sbaglio. Quindi chissà, magari tra 2 giorni potrebbero droppare un trailer pazzesco. Sempre il famoso trailer di cui abbiamo già parlato, potenza contro velocità. E qui ci sono effettivamente personaggi di potenza e di velocità. Perché guardate un personaggio come Trunks,
Trunks in questo momento è di potenza, Broly è di potenza, Hit è di velocità, Kakunsa è di velocità, ma cazzo di nome è Kakunsa? E poi anche guardando gli altri, Kale è di potenza, Bart è di velocità, Dispo di velocità, l'Ultra Istinto di velocità, il Maestro Muten di potenza, insomma, sono personaggi che effettivamente ci stanno per questo trailer potenza contro velocità, e forse lo vedremo proprio con questi personaggi tra qualche giorno, ragazzi, perché secondo me se hanno mostrato queste immagini vuol dire che sono pronti a mostrare un nuovo trailer e a svelare nuovi personaggi, e chissà se nel trailer non ci sarà anche qualche altra sorpresa, perché magari c'è molto più di quello che possiamo vedere da queste immagini. E ragazzi, non vedo l'ora come sempre per questo Sparking Zero, sapete quanto hype c'è intorno a questo titolo, e quindi vediamo se tra 2 giorni salta fuori qualcosa, speriamo, sarei felicissimo di vedere un nuovissimo trailer, ma dobbiamo attendere per scoprirlo. Nel frattempo fatemi sapere la vostra su questi personaggi svelati, se vi piacciono come sono stati fatti, anche se ci sarà sicuramente bisogno di immagini un po' più ridefinite per vederli in maniera un po' più precisa, però mi sembrano molto molto belli, nel complesso sembrano molto belli, sempre qualche sbavatura, tipo ecco la forma del corpo qui di Barter che è un po' così così, in alcuni frangenti i personaggi si muovono in maniera un po' strana, però nel complesso sono ben fatti, dai, ci stanno, quindi fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale ragazzi, e niente, speriamo di vedere subito questo trailer. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti.